Abbonati e vedrai video senza pubblicità. Buona visione. Chi si avvicina alle nostre scienze, intendendo ricavarne alcunché, prima di ogni altra cosa, dovrebbe rendersi conto esatto di questo punto fondamentale. Che il problema della conoscenza e il significato della conoscenza stessa, in esse si presentano in tutto un altro modo di quel che non accade nei vari rami della cultura contemporanea. Conoscere, per noi, non significa pensare, ma essere la cosa conosciuta. Viverla, realizzarla. Non si conosce realmente una cosa finché non possa trasformare la mia coscienza in essa. Ciò che risulta da un'esperienza immediata, diretta, individuale, ciò dunque diremo conoscenza. Una sensazione, dolore, colore, brama, eccetera. Questo è il tipo. Qui parlare di vero o di falso non ha senso. Qui non vi è incertezza. La cosa è la conoscenza stessa della cosa. Secondo un è assoluto, che non attende il riconoscimento intellettuale. Non ammettiamo gradi, approssimazioni o probabilismi nella conoscenza. O si sa o non si sa. Meglio sapere di non sapere che credere. E finché si abbia un pensiero intorno alla cosa, non si sa realmente nulla della cosa. Ciò che colgo in rapporto diretto di visione, esperienza, senso, ciò è altresì reale. Il resto irreale. Mentre per le menti moderne le cose vanno proprio al contrario. Ciò che risulta loro immediatamente lo chiamano fenomeno e dietro ad esso pongono una irrealtà, un concetto, un astratto principio, un fantasma di fede, per esempio la cosa in sé dei filosofi, l'assoluto della religione, la materia o il vario modo delle vibrazioni di etere della scienza. Dietro ad esso, quindi, pongono una irrealtà come la realtà vera. Sacrificius intellectus e il più grossolano empirismo ristretto alla contingenza della realtà materiale e al vario apparire delle percezioni e delle sensazioni nel qui ora. Dunque, questa sarebbe, ci si chiederà, la parola della vostra sapienza? Certamente, finché si resti a livello dell'esperienza sensibile e null'altro si concepisca fuori di essa, se non come materia di ipotesi e di raziocinio. Ma noi non concediamo affatto che dire esperienza e dire esperienza sensibile sia tutt'uno. Sosteniamo invece la possibilità di più forme di esperienza, di cui quella sensibile umana non è che una particolare.
forme corrispondenti ciascuna ad un determinato modo di percepire la realtà e suscettibili a convertirsi le une nelle altre e a gerarchizzarsi sino ad un'esperienza limite, avente carattere di assolutezza. Sosteniamo, cioè, la possibilità di una forma di conoscere che, pur essendo così diretta, concreta ed individuale quanto quella propria all'esperienza sensibile, colga invece gli elementi fuori da quella contingenza, accidentalità e finitudine che sono leggi del sensibile e che il sapere profano non trascende, se non a patto di trascendere anche tutto ciò che è effettivamente sapere. Visione, evidenza individuale e vivente. Non vi è una realtà finita e una realtà assoluta, sebbene un modo finito e un modo assoluto di sperimentare la realtà. Un occhio finito e un occhio assoluto. Questo è il punto centrale. E tutto il problema è rinchiuso nell'interiorità dell'uomo. Fenomenico e illusorio significa soltanto ciò che è reale rispetto ad un certo stato dell'io. E assoluto significa ciò che è reale per un altro stato assoluto dell'io, a cui il primo può dar luogo per congrua trasformazione. Quanto alla misura dell'assolutezza o meno, essa è data dal grado di identificazione attiva, dal grado secondo cui l'io è implicato e unificato nella sua esperienza. Più grande è la quantità di io e più piccola in corrispondenza quella di non io, nell'esperienza di un determinato elemento, più tale esperienza sarà reale ed assoluta. E in corrispondenza di sempre più alte quantità di io, la gerarchia va di nome in nome, di segno in segno, sino a raggiungere quello stato di identità perfetta, di risveglio, di visione intellettuale, di piena attuazione di una cosa nell'io e dell'io in una cosa, che realizza uno stato di potenza e simultaneamente uno stato di assoluta evidenza rispetto alla cosa stessa, dato il quale non si chiede più nulla e si ritiene superfluo ogni raziocinare, tanto più ogni parlare. Quindi il problema non ci si pone così. Esiste una realtà assoluta dietro a ciò che percepisco? Ma così? Esiste una forma di percezione tale che ciò che le corrisponde abbia carattere di realtà assoluta? E quindi propriamente così? Come posso elevarmi ad una simile forma di percezione? Quali sono i mezzi? Quali le vie per operare questa elevazione? Il problema della conoscenza, così, si risolve senza residuo in un problema pratico, anzi tecnico.
mutazione, integrazione dell'io. Questo è il centro. Conoscenza, evidenza sovrasensibile e potenza metafisica non ne sono che conseguenze. Che così stando le cose non si possa pretendere di valutare gli insegnamenti iniziatici alla stregua dei criteri propri alla conoscenza profana è troppo chiaro. Bisogna decidersi. O rinunciare alla partita, ovvero disporsi ad ammettere la possibilità di altre unità di misura. Una prima difficoltà concerne l'ineffabile. Nella cultura moderna è invalsa la consuetudine di considerare l'essere intelligibile e l'essere parlabile, se non proprio come la stessa cosa, almeno come due cose inseparabilmente congiunte. Se non che, per tutto ciò che è soltanto esperienza, le parole possono riuscire ad alludere, non possono però mai esprimere, mai comunicarla a chi già non l'avesse. Con il linguaggio comune si conclude alcunché soltanto per il presupposto di una base di esperienze supposte ad un dipresso uguale per tutti, base che pertanto viene meno appena si procede nel campo dell'esoterica, ove conseguentemente le parole, più che di utilità, possono servire di impaccio e di confusione. Da qui l'uso prevalente di simboli e di espressioni speciali, che di certo possono allarmare il profano, avvezzo com'è alla determinatezza propria agli astratti concetti della mente, ma che pertanto, ancor nel miglior modo possibile, conservano e condensano la ricchezza e l'intimità di evidenza proprio a ciò che è esperienza interiore, a ciò che è lampeggiamento di un questo colto in una visione non sensibile. Resta di certo l'obiezione di restare chiusi nell'ambito soggettivo, tagliando tutti i ponti, abolendo a priori ogni possibilità di controllo, ogni criterio concreto per distinguere l'arbitrio di una fantasticheria privata da quel che può essere sapere oggettivo. Tuttavia, bisognerebbe cominciare ad intendersi sul senso dell'oggettivo. Sta di fatto che tutta la cultura moderna, e in special modo la scienza, è dominata da una tendenza democratica, socialistica, statica, uniformistica, da cui noi, invece, in nessun modo intendiamo farci dominare. Una verità, per loro, non sarebbe tale che quando tutti, qualunque sia la vita in cui si lasciano vivere, purché abbiano un certo grado di istruzione, possano riconoscerla. Nessun dubbio che la faccenda possa andare avanti così laddove si tratti di qualcosa di puramente concettuale, da far entrare in testa come una cosa in un sacco, senza che contemporaneamente in ciò che si è si sia menomamente tenuti a trasformarsi e smuoversi. Ma dove la verità si identifica invece all'evidenza di esperienze in atto, di là da tutto ciò che è esperienza comune degli uomini, nulla di più assurdo che un simile criterio. Qui
resta aperta soltanto una via. Tentare di portarsi, con un atto libero e creativo, allo stesso livello di colui che espone l'insegnamento, così da sperimentare la stessa esperienza che corrisponde a questo. Di contro, al democratismo della tendenza moderna a volgarizzare, a depotenziare il superiore ad uso dell'inferiore, così che il maggior numero possa usarne senza smuoversi e cessare di essere inferiore, noi affermiamo rigidamente la tendenza contraria. Noi siamo noi che dobbiamo scendere fino a loro, ma loro debbono elevarsi sino a noi, dignificandosi, ascendendo sul serio lungo la gerarchia degli esseri, se non vogliono che le porte della conoscenza restino inesorabilmente chiuse. Per questo, coloro che realmente sono qualcosa nell'ordine iniziatico sono estremamente restii dal parlare e dal discutere. Essi vi diranno soltanto, dato che scorgano in voi una sincera aspirazione verso ciò in cui si sono compiuti, ecco il problema ed ecco i mezzi, andate avanti. Così, chi dinanzi alla narrazione di un viaggiatore non crede prestar fede, ovvero non si contenti dell'astratta descrizione fatta di parole, può lui stesso compiere il viaggio che l'altro ha compiuto e così accertarsi per vivente, individuale esperienza di ciò che l'altro gli aveva comunicato, sulla base di una corrispondente esperienza altrettanto individuale ed incomunicabile. Questo, per quanto riguarda il criterio, che resta dunque quello di un assoluto sperimentalismo e positivismo. Una realizzazione che sia oggettiva, pur restando assolutamente individuale, è il carattere proprio della materia della conoscenza iniziatica, di contro a quella profana, la cui oggettività, come abbiamo detto, non è raggiunta che a patto di trascendere tutto ciò che è vita, significato ed esperienza individuale, in qualcosa di astratto, di impersonale, di problematico, di sociale, quando non addirittura di convenzionale. A chi voi pensasse che la cosa non va in modo diverso da quando tutto si riduca ad un sistema razionale di allucinazione e di autosuggestione? Noi faremmo rilevare che la via iniziatica non è precisamente quella della mistica, ove più che altro ci si paga di emozioni e di stati interni più o meno indefiniti. Insistiamo che qui si tratta invece di realizzazioni contessute ad un effettivo, oggettivo trascendimento delle condizioni da cui è astretta la natura umana. Trascendimento che, nelle sue possibili manifestazioni o materializzazioni, è passibile di una verifica altrettanto sperimentale quanto quella propria alle scienze della materia. Ora, quando lungo una certa direzione si vede un essere farsi signore e dominatore del proprio corpo, della propria mente e della propria affettività, sino a disporne interamente come di piccoli animali del mondo esteriore,
quando si sente in lui la superiorità di una vita instancabile e solare, più forte di fame e di sonno, quando infine da lui si svincolano poteri di un conoscere che trascende le condizioni spazio-temporali e di un agire non più riducibile ai determinismi del mondo fisico. Certo, si può ancora parlare di suggestione, ma sta di fatto che allora cotesta suggestione è più reale di qualsiasi realtà. Qui le pallide persuasioni create dai sillogismi degli uomini fanno luogo a quella sapienza di Dio che, secondo il detto paolino, si testimonia non per discorsi, ma per opere di potenza e di profezia. E in relazione alla quale ci piace citare dall'Evola il seguente passo di un testo indiano. È da donna affaticarsi a stabilire una superiorità per argomenti, mentre conquistare il mondo con la propria potenza. Ciò è da uomo. Così ragionamenti ed inferenze li lasciamo alle altre scuole. A noi importa soltanto compiere fatti sovraumani e divini con la potenza dei nostri mantra.